Beh, io lo faccio per una questione di prudenza. Sì. Sì, perché è pericoloso andare in giro solo con la cintura. Sui calzoni! Sui calzoni! Sui calzoni! Sui calzoni! Sui calzoni! Sporcaccione. Niente male, fanno un altro. Stai diventando un cecchino. Continua a tirare finché non sbagli. Se divento abbastanza bravo, potrò andare al college. Ah, certo. Se diventi bravo, potrai fare qualsiasi cosa vorrai, Michael. Voglio giocare per la North Carolina. Ecco, hai detto una cosa saggia. Quella è un'ottima università, istruzione di alto livello. Voglio giocare in una squadra che vincerà il titolo. E poi voglio giocare nell'NBA. Se continui così ci arrivi. Ma adesso però frena, meglio dormirci sopra. E dopo aver fatto tutto questo, voglio giocare a baseball come te, papà. A baseball? Quello sì che è un vero sport. Dopo aver provato anche quello, che altro vuoi fare? Volare? Scusatemi, ma seguiamo delle regole molto rigide riguardo al far provare i nostri strumenti. Un impiegato della nostra ditta deve essere sempre presente. Allora, che vi serve? Ray, sono io, Joliet Jack. Ti ricordi, una volta ho noleggiato degli altoparlanti da te per la mia banda, i Blues Brothers. Ehi, hey Ray, sono Murph. Murph e i Magic Tones. Io comprai tre amplificatori Fender. Noi ne vediamo tanti di amplificatori. Non come quelli, erano bellissimi. Erano foderati di damasco rosso pesante. Ah, ho capito, ho capito. Adesso mi ricordo. Anzi, li comprerei per 350 dollari l'uno. 3,50. Li ho pagati 800 l'uno non più di 6 mesi fa. Sì, lo so, ma c'è la svalutazione, amico. Ray, ci serve del materiale, ci servono pianoforti, amplificatori, microfoni, eccetera, eccetera. Avanti, possa via. Mi piange il cuore vederli giallati così piccoli. Vostra Altezza, con il vostro regale permesso, noi siamo pronti a incominciare. Procedi, capitano. La gara per la freccia d'oro può avere inizio. Non credo che tu ti renda conto della gravità della situazione. Oh no, sì che l'ho afferrata, e come se l'ho afferrata? Guardi! Non l'ho fatto apposta! È stato un incidente! Signor Fagin, Scusi! ti ho prestato dei soldi ancora, non li ho rivisti. Lo sai che cosa succede se non rivedo i miei soldi, Fagin? La gente si fa male. La gente come te si fa male. Credi che sono stato abbastanza chiaro? Oggi salpiamo la conquista del nuovo mondo! Per la Spagna, per la gloria, per l'oro! Ah, Arrivo! Guarda avanti! Ti senti a disagio? Oh, bene. Il nostro consiglio ti ha condannato in esilio su un asteroide deserto. Perciò rilassati, goditi il viaggio e non farti venire strane idee. Queste armi sono state programmate sulla tua mappa genetica. Non colpiranno nessuno tranne te. Ah! Tu piccolo! Posso ricordare al capitano che è in servizio? Sigillato il portello. Sì, capitano. Dobbiamo provarci. La nostra sopravvivenza e il nostro futuro sono al di là di questi massi. La nostra nuova casa ci aspetta. Voi ce la farete, vero piccoli? No. Lasciali fare, sono forti. Se ce la fanno loro, potete farlo anche voi. Amici miei,
Stiamo per imbarcarci nel più odioso, nel più malvagio, nel più diabolico piano di tutta la mia illustre carriera. Il più grande crimine mai ideato. Un crimine che vivrà nell'infamia. Domani sera, la nostra tornata regina celebra il suo 60° anniversario. E con l'entusiastico aiuto del nostro caro amico, il signor Flaversham, sarà di sicuro la notte che non potrà più dimenticare. La sua ultima notte e la mia prima, qual supremo governatore di tutti i topi tont! Chi osa disturbare il mio riposo? Sono io, Gazim. Sono un umile ladro. Ti avverto, soltanto uno può entrare qui. Colui che cede in sé il proprio valore, il diamante allo stato grezzo. Che cosa stai aspettando? Su, vai!